Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione. Cambio al vertice del Comando Regione Militare Sud. Nel corso di una cerimonia a Palazzo Sclafani, il generale di divisione Maurizio Ruggeri è subentrato al generale di Corpo d'Armata Aldo Cinelli, destinato ad un incarico allo Stato Maggiore dell'Esercito. Lo scorso anno chiusi il mio discorso di insediamento salutando i miei collaboratori, compagni di quel viaggio professionale che mi accingevo a compiere in questa bellissima e benedetta terra di grande cultura e tradizione. Oggi, nel ringraziare per l'operosità e la professionalità offerta da tutti i miei collaboratori, constato che oggi prevalgono e si combattono nella mia anima tre sentimenti. Grande soddisfazione per vedere riconosciuto quanto fatto e per accingermi ad assumere una carica di vertice nell'ambito dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tristezza per dover sradicare le mie radici che così velocemente si erano abbarbicate e scese in profondità in questa terra critica e generosa nell'accettare nuove comunanze. Rammarico per non aver avuto il tempo sufficiente per verificare che gli input dati sulle 6 regioni amministrative, per quanto di mia competenza, avessero in egual misura conseguito i risultati voluti. Con la cerimonia militare di insediamento a Palazzo Sclafani e gli onori resi dalla banda della Brigata Aosta e da un plotone del reparto comando e supporto generale del Comando Regione Militare Sud, il generale di Corpo d'Armata Aldo Cinelli ha ceduto il comando al generale di divisione Maurizio Ruggeri. Nell'assumere l'incarico di comandante della Regione Militare Sud, il generale Ruggeri ha rivolto un pensiero commosso ai caduti ed ha reso omaggio al gonfalone della città di Palermo e a quelli della Regione Siciliana, della provincia regionale, al medagliere dell'Istituto del Nastro Azzurro e alle associazioni combattentistiche d'arma con Labari e Vessilli. Ha quindi sottolineato che l'obiettivo primario della sua azione di comando sarà il continuo miglioramento della funzionalità della struttura e che la sua azione ricercherà professionalità, efficienza, collaborazione concreta e coinvolgente impegno. Sì, e aggiungerei anche un'altra, come ho detto durante la locuzione, la collaborazione, piena collaborazione con le altre organizzazioni militari e civili presenti sul territorio, in Sicilia ovviamente, ma anche sul resto del territorio di responsabilità. Si parla della presenza, anzi del ritorno dell'esercito in Sicilia, ricalcando i vespri siciliani. Su questo argomento mi spiace, ma non sono in grado di esprimermi perché non conosco quali sono la situazione attuale. Come dicevo, io sono rientrato dal Belgio, ho prestato servizio per 3 anni nel Belgio, sono rientrato appunto 10 giorni fa dal Belgio, quindi non vorrei esprimere dei concetti, delle opinioni non basate su quella che poi in realtà è la verità. Ancora una seduta a vuoto all'Assemblea regionale siciliana. Monta la protesta anche tra i banchi della maggioranza. 5 minuti e tutti a casa. Assistere ad una seduta dell'Assemblea regionale siciliana è ormai diventato difficilissimo. Ieri il vicepresidente Raffaele Stancanelli ha rinviato la discussione del disegno di legge sulla regolamentazione dei campi da golf in Sicilia al 31 ottobre. Altri 20 giorni, quindi, con una parentesi straordinaria al giorno 24, data in cui si discuterà la legge sul commercio. I lavori dell'ARS procedono a rilento, anche in vista della patata bollente che attende i deputati regionali dietro l'angolo, il documento di programmazione economica e finanziaria. La sessione di bilancio terrà impegnata l'aula fino a gennaio, per cui queste sono le ultime possibilità di approvare una legge prima della fine del 2007. Che la situazione non sia delle più rose lo dimostra il fatto che anche pezzi di maggioranza abbiano mosso critiche alla fase di stallo. Salvino Caputo, capogruppo di Alleanza Nazionale a Sagadercole, parla di spettacolo di grande squallore politico offerto ai cittadini e ha chiesto un vertice tra presidente della regione Salvatore Cuffaro e capigruppo della maggioranza. Francesco Cascio, di Forza Italia, sottolinea invece come la sessione autunnale dei lavori d'aula si preannuncia caldissima e che sarà opportuno serrare le fila della maggioranza. Dall'opposizione, Giovanni Barbagallo, capogruppo della Margherita, punta il dito contro l'immobilismo dell'ARS, mentre Antonello Cracolici, dei DS, attribuisce l'impasse alla vicenda giudiziaria che vedono coinvolto nella veste di imputato il presidente della regione. Thank you.
Le vie dei tesori, 14 luoghi aperti, visite guidate, incontri con i protagonisti di arte, scienza e letteratura. Un festival della conoscenza lungo un mese. Università di Palermo, cultura da vivere. C'è Patrizio Rovesci, ma non è turisti per caso. Ci sono Max Gazzè, Paola Turci e Marina Rei. Ma non è Sanremo. Ah, e c'è anche Teresa Mannino e Luca Clobas. Ma non è nemmeno Zelig. È Sherbet Festival 2007. Il festival del gelato artigianale. Quello buono, quello vero. Vieni ad assaggiare. Dal 19 al 21 ottobre a Cefalù sarà festa. La festa del gelato. Info su www.sherbetfestival.it o 091 832 30 897. In collaborazione con Carovana per l'orientamento. Vieni a trovarci, ti guideremo nelle tue scelte. Informati su carovanalavoro.info. Progetto cofinanziato dall'Unione Europea Por Sicilia 2000-2006 e realizzato dal CIAPI di Palermo. Gli onorevoli Romano e Mannino hanno presentato ieri il primo corso di formazione politica per i giovani quadri ed attivisti dell'UDC che si terrà dal 23 al 28 ottobre a Teresini presso Città del Mare. Ascoltiamo il segretario regionale dell'UDC, Saverio Romano. Ma noi riteniamo di dover costruire nel nostro paese, nella nostra regione, il futuro e lo vogliamo fare insieme ai giovani. I giovani siano padroni del loro futuro, si preparino ad essere la nuova classe dirigente di questo nostro paese. L'Italia ha bisogno dei giovani e il futuro è in mano ai giovani. Non voglio essere polemico, si parla di formazione politica dei giovani, ma i giovani hanno un altro obiettivo che cammina al pari con quello politico. La formazione professionale dei giovani, soprattutto in un momento in cui la disoccupazione, grazie o per colpa di certi fatti recenti, continua sempre a galoppare. Ma io ho un dato che per la verità dice una cosa diversa. Negli ultimi 5 anni il tasso di disoccupazione in Sicilia si è dimezzato e si è dimezzato anche attraverso la creazione di nuovi 100.000 posti di lavoro. Io da sottosegretario al lavoro mi sono occupato attraverso la vituperata legge Biagi, ma da parte nostra osannata legge Biagi, a realizzare un progetto che si chiama ILLA, che sta dando formazione e occupazione a 900 giovani e sta consentendo alle imprese della provincia di Palermo di avere dei giovani formati. Quindi la politica deve occuparsi del lavoro, deve trovare occasioni di lavoro per i giovani, ma allo stesso tempo si deve occupare di creare anche una nuova classe dirigente. Questi stessi giovani devono essere padroni del loro destino e noi diamo un contributo affinché ciò avvenga. Prenderà il via venerdì 19 ottobre a Cefalù lo Sherbet Festival dedicato al gelato artigianale di Sicilia. Per 3 giorni il centro storico della cittadina normanna diventerà il villaggio del gelato con i sentieri del gusto fra le proposte dei migliori maestri gelatai dell'isola. Tanti gli artisti, da Patrizio Roversi a Paola Turci, da Marina Rei a Mimmo Cuticchio, che parteciperanno alla kermesse. Sherbet è il nome con cui gli arabi chiamavano la neve dell'Etna, insaporita con un dolce nettare di frutta. L'antenato, quindi, del moderno gelato dà il nome al primo festival in suo onore, organizzato dall'agenzia Iris Communication insieme al comune di Cefalù e dalla regione siciliana. La nostra redazione la prossima settimana tornerà sul festival comunicando gli appuntamenti. Ed è tutto per questa edizione. Una buona serata.